Ma guarda, beh, innanzitutto sicuramente il trota non ci mancherà, questo è sicuro, però il problema reale è che, io fatico anche a spiegarlo, è che lo scioglimento di Regione Lombardia è deciso solo da Roberto Formigoni. E nonostante ogni tanto qualche boutade di qualche partito che lo propone. E la cosa che più di tutto a me la lascia abbastanza basito è che ancora una volta, come vedi, lui è sempre molto tranquillo e riesce a rivendere tutto come aspetti personali o comunque cose che non inficiano il suo operato. Io credo che dopo questa questione, dopo questa vicenda della Lega, al di là delle dimissioni di Bossi, io credo che questo Consiglio regionale, se ci pensi, è stato eletto 2 anni fa ed è lontanissimo, è un'era successiva rispetto alla situazione politica che c'era 2 anni fa. Tra l'altro Formigoni proprio questa mattina ho sfogliato un po' di giornali, sottolineava appunto le dimissioni di Bossi Junior come un'ottima scelta, una scelta politica importante, ma questo non è, però le dimissioni non vengono chieste agli altri che fanno parte della sua giunta, travolti da scandali altrettanto pesanti. Ma la cosa che lascia un po' perplesso è che Renzo Bossi non è indagato, è vero che è simbolo di un partito e non sono state chieste le dimissioni, invece se ci pensi per Boni, che tra l'altro ha un ruolo di garanzia ben più importante di quello di un consigliere regionale. Quindi è anche vero che dalla nostra parte sui banchi c'è Tenati e secondo me sarebbe stato un bene per tutto il centro-sinistra che anche lui si accodasse le dimissioni. Quindi ora voi cosa farete come opposizione in consiglio? Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi a raccontare quanto questa regione Lombardia sia assolutamente inadeguata per il ruolo, per la responsabilità politica e continueremo quindi a chiederne sicuramente le dimissioni. Mi auguro che si continui anche molto seriamente a raccontare qual è il nostro progetto politico, quindi non solo le sterili proteste e poi sì. Io vedremo di sfruttare queste loro spaccature in aula, come è già successo ultimamente, anche per la questione di numero legale, per riuscire a bloccarli anche in fase legislativa.